La cosa che più adoro di questa casa è il tramonto che vediamo tutte le sere che c'è un sole splendido come questo. Buongiorno gente, come state? Avete iniziato quest'anno con la carica giusta, spero, perché io oggi sono super carica, proprio carichissima, perché per la prima volta in non so quanti mesi mi sono concessa di alzarmi con molta calma. Proprio mi sono alzata alle 10 dopo che ieri sera ho fatto tardissimo per guardare semplicemente dei video sul divano. E stamattina l'abbiamo presa con molta molta calma. Abbiamo fatto colazione, ci siamo rilassati un po' sul divano e poi siamo andati a farci anche una corsetta. Non mi sembrava vero essere fuori per camminare e correre come in questo caso, perché ultimamente si usciva solo per fare commissioni per la casa oppure trasportare cose verso la casa oppure verso la discarica. Quindi mi è sembrata una vera benedizione poter correre con questo sole splendido che abbiamo oggi. Davvero non so come esprimere la mia gioia, soprattutto per il fatto che abbiamo finalmente, lo posso dire proprio con tutta la convinzione del mondo, abbiamo finalmente finito di mettere via tutte le cose. Faremo finta per il momento che il balcone non faccia parte della casa perché al momento è in condizioni disastrose, ma per il resto la casa sta cominciando a prendere forma e io sono super contenta perché la camera è davvero super ordinata. Potrebbe essere un po' meglio, ma poco alla volta poi si arriva al risultato finale. E abbiamo sistemato quasi tutta la casa, ma ve la faccio vedere tra un attimo, perché oggi è l'8 di gennaio ed è arrivato il momento di salutare l'albero di Natale, per cui prima di tutto voglio togliere tutte le palline, capire quante ne ho veramente, perché tutte le volte sembra di aver azzeccato la scatola, ma poi ci si accorge che non basta, per cui questa volta farò le cose per bene, tiro giù tutte le palline, le suddivido per categoria e poi capisco in quale scatola metterle. E questa sarà l'ultima parte della casa da sistemare. Ovviamente mi sono un po' dovuta accontentare di quello che sono riuscita a sistemare, quindi non è proprio sistemato, organizzato alla perfezione, ma intanto abbiamo tolto le scatole di mezzo. Abbiamo cercato di mettere via il più possibile. Ovviamente la cucina non è ancora completata, per cui sto aspettando di mettere via le cose, anche perché non so dove metterle. Mi manca un'intera colonna per metterci dentro le cose, per cui con molta calma il weekend prossimo, perché da lunedì si torna in ufficio, comincerò a mettere al loro posto tutte le cose, per cui probabilmente per la gioia di tutti il prossimo video sarà un video di organizzazione della cucina. Fatemi sapere se può interessare anche a voi o se preferite un'altra cosa prima del video di organizzazione della cucina. Comunque, ora mi do da fare, mettiamo via l'albero e poi vi faccio vedere tutto lo stato della casa, così vi rendo partecipi di tutti i progressi raggiunti finora e vi condivido, come promesso, alcune tips su come organizzare diverse zone della casa in maniera proprio generica, quindi piccole chicche per ogni zona della casa, perché poi seguiranno dei video proprio dedicati ad ogni stanza e ad ogni parte della casa, perché ogni zona merita la sua attenzione e ovviamente nella fretta di togliere di mezzo tutto il disordine, non ho avuto anche il tempo di organizzare al meglio tutto quanto, per cui dovrò ripassare tutte le aree della casa e riorganizzarle meglio, però consiglio sempre di viverci un po' prima dentro la casa per rendervi conto degli spazi, di come li utilizzate, di come li vivete, per poi rendervi conto meglio di cosa può funzionare meglio per le vostre esigenze. Adesso dedichiamoci all'albero e poi vi faccio vedere tutto quanto.
Ecco fatto, ho tolto tutte le palline, mancano solo i funghetti e le lucine. Un consiglio che mi sento di darvi è quello di conservare le scatole delle palline se vi dovesse capitare di andarne a comprare qualcuna adesso con i saldi, perché è vero che occupano più spazio, ma allungano decisamente la vita delle vostre palline. Ora mi manca solo da mettere via quelle là, che sono le ultime, le più speciali acquistate quest'anno, mentre quelle, così chiamiamole da battaglia, ma non per questo meno speciali, sono già dentro le loro scatole e al sicuro. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma il Natale ortodosso in stile vecchio si festeggia il 7 di gennaio, per cui ieri, oltre a festeggiare il compleanno di mio papà, abbiamo festeggiato anche per una seconda volta il Natale, perché le tradizioni dei Moldavi sono quelle di festeggiare tutte le possibili festività il più possibile. Ora mi manca solo da togliere le ghirlande, quelle che utilizzo sempre per rimpolparle un pochino di più, e poi abbiamo finito. Tra l'altro devo dire che è il momento di comprare un albero più serio, perché ho visto quello che aveva comprato mia sorella e mi sono ingelosita un po', perché il suo albero è davvero bellissimo anche senza palline, senza addobbi, per cui probabilmente per il prossimo Natale investiremo un pochino di più e prenderemo anche un albero un pochino più bello, un pochino più ricco. Questo ovviamente non verrà sprecato. Il Natale prossimo dovrò rifarmi su tutto e dovrò festeggiare il doppio, visto che quest'anno è stato un Natale così difficile, per cui voglio fare più di un albero. Lo so già che voglio fare più di un albero, quindi adesso che ci sono i saldi, ancora qualche piccolo addobbo in giro in sconto, vi faccio un bel giro e acquisto un po' di palline, perché il Natale prossimo sarà super mega figo. Ho finalmente finito di riordinare per quello che si poteva fare. Ho finalmente finito. Sono distrutta, però super contenta allo stesso tempo. E vi voglio confessare i motivi per cui amo riordinare. Il primo è perché l'atto in sé di riordinare mi mette un sacco di serenità e quindi mi calma parecchio. E poi perché riordinando trovo sempre tante cose che magari stavo cercando da diversi giorni o in alcuni casi anche da settimane. Oggi ho ritrovato una cosa importantissima, questo aggeggino qua che serve per fissare il ripiano della libreria. Praticamente qui dentro mi mancava questo pezzettino qua, perché altrimenti la mensola cadeva sempre e non riuscivo più a trovarlo. Questo era l'unico che mi mancava. E ora siamo al completo. Ecco fatto. Già che siamo qui, ne approfitto per raccontarvi un po' questa stanza qui, che è la stanza guardaroba. Allora, siamo messi molto molto bene. Abbiamo tolto tutte le scatole, tutto l'impossibile che c'era qui dentro. E ci siamo inventati questa soluzione qui, perché per il momento non sappiamo con certezza se vogliamo creare un'altra parete con un guardaroba a muro, quindi per il momento volevamo un attimo sistemarci, mettere a posto tutte le nostre cosine e poi capire di cosa effettivamente abbiamo bisogno. E per il momento, per proprio appoggiare i nostri vestiti e tenere le cose in ordine, ho trovato questa soluzione qui con
le relle e le grucce. Ho creato quindi questo guardaroba a giorno usando però soltanto delle relle. Me ne sono bastate due in realtà. Una l'ho fissata nel punto più alto, la seconda più a metà e la terza in quello più in basso. Però comunque credo che la terza la farò sparire perché è vuota e anche la seconda è vuota per metà. E la logica è questa, ovviamente quella lì è meno raggiungibile, per cui ci ho messo le cose più elegantine, più da sera, che magari non servono tutti i giorni, mentre su questa seconda ci ho messo le cose che usiamo più spesso e le cose che servono sempre a portata di mano. Sotto stiamo sfruttando la parte in basso come scarpiera. E questa già è una cosa che ho notato, ci serve assolutamente una scarpiera perché non sappiamo più dove infilare le nostre scarpe. L'idea iniziale era quella di sfruttare lo sgabuzzino, però con tutte le cose che sono riuscita ad infilare nello sgabuzzo sarebbe stato veramente sprecato utilizzarlo solo per le scarpe perché veramente le nostre scarpe sono tantissime e lì dentro avrebbero occupato tutto lo spazio che adesso in realtà è occupato da moltissime altre cose che non avremmo potuto infilare da nessun'altra parte. Un'altra soluzione poi momentanea è questa, che però non mi dispiace per niente. Praticamente questo pezzo è il terzo di quella libreria che avevamo nell'altra casa, che era fatta da tre pezzi. Due siamo riusciti a infilarli qui nel corridoio, mentre il terzo ci era rimasto così e non sapevamo dove metterlo. E io mi sono inventata questa soluzione qui, che in realtà insieme alle relle funziona alla perfezione. Ora non è completato, devo ancora metterci sopra delle cosine, però sopra in alto ci ho messo già delle scatole che poi farò sparire perché non sono molto presentabili, ma sotto ci sono delle borse e metterò delle altre borsine qua o qualcosa di proprio bello esteticamente per crearlo un punto interessante in questa stanza. E poi sotto invece l'ho sfruttato proprio banalmente come scarpiera, dove ci ho messo su in alto le cose che proprio servono più spesso. Tra l'altro ho trovato questa soluzione da Ikea con queste scarpiere salvaspazio, per cui tu metti questa struttura in mezzo e ci metti sotto una scarpa e sopra la seconda, e in questo modo salvi un sacco di spazio perché qui ci stavano solo due o tre paia di scarpe, mentre così ce ne stanno cinque perfettamente. E poi sotto ci sono altre scarpe che magari non usiamo molto in questo momento. In quell'angolo lì è un po' l'angolo della vergogna, come in tutte le case, ma ho intenzione di sistemarlo un po' meglio. Farò sparire questi due cubi qui per poi posizionare la scatola dei pesi sopra l'altra e di modo da avere tutto un pochino più ordinato. E basta, la stanza in sé è pronta. Quello è lo specchio del bagno grande che ancora non siamo riusciti a montare, però è davvero bellissimo, lo adoro, ha dei dettagli molto molto carini e per essere uno specchio dell'IKEA è davvero molto molto particolare. Bene, la stanza guardaroba è finita e per ora perfetta. Per il momento non starò a stressarmi ulteriormente con il riordinare, lo farò piano piano senza stancarmi troppo perché questo lavoro del trasloco mi ha fatto davvero stancare tantissimo. E quindi per il momento l'obiettivo è quello di fare una stanza o una zona della casa alla volta. Sto qui perché aspetto il secondo citofono. Ecco. Comunque, torniamo al nostro tour della casa. E vi faccio vedere a questo punto lo sgabuzzino che avete già visto un pochino, però adesso ve lo spiego meglio. Ora è tutto un po' stipato e difficilmente si raggiungono le cose, però non troppo difficilmente. Comunque l'aspirapolvere e la scaletta piccola sono a portata di mano come una piccola valigia. E poi sopra in alto abbiamo messo le cose natalizie, poi qui il vaporetto. E qui invece tutte le cose che servono per
sistemare la casa, quindi alcuni pezzettini proprio di dettagli delle tapparelle, poi qui tutte le prese e gli adattatori, altre cosine che possono servire a portata di mano. Poi ovviamente ho utilizzato tutte queste scatole trasparenti per metterci dentro tutte le cose che sono servite nella ristrutturazione e comunque dettagli indispensabili per finire di sistemare la casa. Quindi questi contenitori trasparenti sono davvero un'ottima cosa per categorizzare tutte le cose e metterle in ordine. Poi qui abbiamo altre cosine sopra in alto delle scarpe che non usiamo quasi mai. Qui invece delle cose che servono ma non troppo spesso. E poi ci sono altre cose che poi devono andare via. Qui e qui invece ci sono delle cornici e foto per decorare la casa. E questa è una cosa che faremo in uno step successivo perché per il momento è ancora presto per decorarla. Prima bisogna un attimo renderla perfettamente vivibile e poi la decoreremo. Questa è la seconda stanza che al momento è un po' plain, non è molto personalizzata, ha solo un armadio, una lampada e un letto. Piano piano la popoleremo di altre cosine, però per il momento va più che bene così, basic, è ordinata e ci può subito dormire una persona dentro. Qui c'è il corridoio che comunque non è nulla di particolare perché è una zona di passaggio, però l'abbiamo comunque voluto abbellire e ci abbiamo messo le due librerie con qui sopra le cose belle, libri, film, giochi di Andrea e comunque zona cinema e zona intrattenimento, mentre sotto l'abbiamo utilizzato in modo molto intelligente per mettere le cose proprio che non sono belle da vedere, ma sono assolutamente indispensabili, tipo tutti i miei documenti e quelli di Andrea, lì delle cartellette, altra cancelleria, così come anche da questo lato qui, dove ci sono, vabbè, tutti i bellissimi giochi di Andrea e poi altri documenti, l'albero e altre cose che servono in giro per casa. Qui abbiamo invece il primo bagno, quello piccolo, dove funziona un po' più da lavanderia e l'ho reso davvero molto molto carino. La cosa sulla quale ho insistito è stata quella di non posizionare lavatrice e asciugatrice una sopra l'altra, anche perché con queste due non sarebbe stato nemmeno possibile, però comunque l'obiettivo è quello di cambiarle in futuro, almeno la lavatrice per averle dello stesso modello e creare un piano d'appoggio qui in rovere per renderlo ancora più bellino questo bagno, però per il momento è davvero perfetto così. Ho messo una candela, un vaso con della lavanda che ci sta sempre bene nella zona lavanderia e poi in questa cesta ci ho messo tutti gli stracci. Forse ve l'ho già fatto vedere poi il pomellino che ho trovato da Zara Home che per puro caso è esattamente identico alle piastrelle che abbiamo in questo bagno. Per il momento manca ancora lo specchio, però è in arrivo, l'ho trovato su Amazon finalmente, anche perché ci serviva una misura specifica e poi noi siamo un po' particolari nei gusti. Andrea nel frattempo è arrivato e sta facendo un po' di casino, però lo perdoneremo. Vi faccio vedere adesso il secondo bagno, che in realtà è il bagno principale perché è quello più grande. Qui c'è anche la vasca e poi questo bellissimo lavandino con il mobile bianco. Ovviamente questo è dell'IKEA, però è un modello molto molto carino. Per il momento abbiamo posizionato questo specchio qui perché siamo disperati e non abbiamo ancora lo specchio a muro e quindi dovevamo tenere una soluzione temporanea anche qui. Qui è un altro angolo della vergogna, però piano piano sistemeremo tutto. In questo angolo ci ho messo gli asciugamani, poi sotto la cesta con la carta igienica. Mentre qui ci sono tutte le nostre cosine per l'igiene e piano piano riordineremo anche questa zona qui. E anche sotto abbiamo delle cosine proprio assolutamente indispensabili. Per
Per questa parte qui, per il momento, avevo utilizzato queste cosine. Ma ora sono riuscita a comprare delle cose un pochino più belline, un pochino più presentabili di questa cosa qui. Ho comprato dei contenitori in vetro. Questo lo utilizzerò per i dischetti in cotone, quelli più piccini. Poi ne ho preso anche un altro per i cotton fioc e poi uno un pochino più grande per i dischetti di cotone grandi. E così poi questa zona diventa anche un pochino più presentabile. Direi che a questo punto manca solo un vassoietto in rovere o in bambù, così sono anche più bellini da vedere. Vabbè, l'idea è questa comunque. Eccoci qua, ho fatto uno sforzo, ho lavato velocemente i contenitori per farvi vedere il risultato finale e questo è il motivo per cui c'è bisogno di qualcosa sotto a contrasto, perché sennò è tutto molto molto plain, può piacere, piace anche a me, però comunque preferisco personalizzare un pochino di più e renderlo un pochino più armonioso e quindi ci vuole proprio qualcosa che scaldi un attimo l'ambiente e che leghi insieme anche questo portasciugamani. Comunque sono anche alla ricerca di un nuovo dispenser per sapone, un bicchiere per gli spazzolini e il portasaponetta, però non ho ancora trovato uno che mi piaccia particolarmente, per cui lo comprerò e ve lo farò vedere quando l'avrò trovato. Poi ho comprato un'altra cosina per riordinare la zona doccia perché al momento è così e non è molto carino da vedere. Per cui all'IKEA ho comprato questa cosina qua che serve per organizzare meglio tutti gli shampoo e il balsamo. Adesso la posizioniamo subito e ve la faccio vedere. Praticamente si appoggia anche in questo modo sulla doccia, oppure c'è anche il gancetto e si può appendere volendo, ma a me non interessa appenderlo, va bene così. Qui sopra si possono mettere le cose più grandi, come ad esempio gli shampoo, il balsamo, il bagnoschiuma e poi qui sotto le cosine un po' più piccole. Comunque devo dire che questo mobile con le porte è super super azzeccato. Abbiamo finito anche con il bagno grande, la camera ve l'ho già fatta vedere, però piccolo dettaglio, voglio rimettere le maniglie originali di questo guardaroba qui, perché queste si sono rovinate parecchio, ma poi non stanno neanche più bene insieme a tutto il resto della casa. E queste vanno davvero benissimo insieme a tutto lo stile, quindi le rimetto al loro posto, cosa che io non avevo mai pensato che avrei fatto. Ed ecco fatto. Ora devo solo trovare anche dei pomelli un pochino più originali per quella cassettiera lì. E anche per questa che al momento vanno benissimo in questo modo, però andando avanti bisogna cambiarle, così come cercare delle tende bellissime per questa stanza qui. Vi ricordate tra l'altro l'eucalipto che avevo acquistato per decorare la casa per Natale? L'ho fatto essiccare e adesso lo utilizzerò per decorare questo vaso qui perché questi sono un po' troppo plain, non sono proprio per niente interessanti. Tono su tono sta cominciando a stancarmi un po'. Magari ne serve qualche ramo in più e li andrò a comprare, però per il momento vanno bene così. Ora passiamo al salone e qui ho posizionato per il momento il tavolo in questo modo e mi sembrava la cosa più logica da fare visto che poi il pianoforte è posizionato in questo punto qua e quindi avere tutti i mobili nella stessa direzione mi sembrava un po' noioso. Infatti penso che anche quella credenza lì la gireremo, la metteremo sull'altro muro, forse ci sta un pochino meglio, però poi lo decidiamo. Direi che manca proprio il supporto per il pianoforte perché questo qui non è per niente presentabile. Ne ho già individuato uno della stessa marca del pianoforte
e appena lo compro ve lo faccio vedere. E anche il salotto è pronto, abbastanza ordinato, a parte le nostre cose in giro, però è tutto sistemato per bene. Qui sono avanzate le ultime scatole della cucina e poi la cucina non è cambiato molto rispetto all'ultima volta. Adesso c'è un po' di disordine perché Andrea è tornato con la spesa, però comunque è tutto abbastanza ordinato. Bene, abbiamo finito anche con questo primo giro della casa. Spero di avervi dato un po' di ispirazione su come riordinare, come decorare per iniziare la casa. Poi, come promesso, al prossimo video vi farò vedere come organizzerò la cucina e poi, man mano che andiamo avanti e organizzo le altre parti della casa, ve le faccio vedere. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima. Ciao!